L'arcobaleno si è fermato in provincia di Arezzo per fare il piano di gusto, arte e cultura, ma anche divertimento. È stato proprio Arezzo ad accogliere quest'anno, per la seconda volta consecutiva, l'evento di chiusura dell'edizione 2019 di Toscana Arcobaleno d'Estate, la grande festa che ha coinvolto l'intero territorio regionale, lanciata dal quotidiano La Nazione, organizzato da Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, insieme ad ANCI, Ente Bilaterale Turismo Toscano, Confcommercio ed altre categorie economiche. È un evento che vuole valorizzare il patrimonio artistico e culturale, ma anche la sapienza di tutti i nostri grandi chef, operatori della ristorazione, ristoranti, tutte le categorie. E poi valorizza anche la cultura, perché questa sera le guide di Confcommercio organizzano visite guidate, la visita guidata della mostra di Mimmo Paladino. Insomma, è un trionfo, un connubio di arte, cultura e gusto. Ed è, come dire, il vero stretto legame tra il territorio e la nostra Confcommercio, è la nostra forza. Siamo felici di quello che i nostri operatori sono capaci di fare e di dimostrarlo magari a chi non lo immaginava, ma Arezzo ha tante di quelle eccellenze che c'è da insegnare a tutta la Toscana, e io da aretino di adozione sono contento di essere alla direzione di Confcommercio Toscana e di portare l'eccellenza di Arezzo come modello per tutte le altre Confcommercio provinciali toscane. È toccato al Prato, nella parte più alta della città, fare da palcoscenico d'eccezione all'evento, con la collaborazione delle più importanti realtà enogastronomiche locali. Musica e gusto in uno scenario davvero suggestivo. È la conclusione di una festa, ma è l'apertura di una stagione. L'arcobaleno d'estate, ormai è la settima edizione, è divenuto l'inizio tradizionale di una stagione che vogliamo essere piena di eventi, piena di racconti, che racconti della nostra ospitalità, della capacità di tutte le nostre città, dei nostri borghi di essere accogliente e di rappresentare ai nostri ospiti la Toscana migliore, la Toscana che sa essere accogliente ma che racconta le proprie storie, che racconta e fa rendere partecipi e condivide l'eccellenza dei propri prodotti. Toscana Arcobaleno d'Estate è una rassegna che è stata ideata dalla Nazione insieme alla Regione Toscana, ha l'ambizione di far conoscere anche i luoghi della Toscana a volte meno conosciuti o comunque meno frequentati dai flussi turistici. Certo, Arezzo è conosciuta non solo in Toscana ma in tutta Italia e in tutto il mondo, ma noi vogliamo raccontare quel lato geniale e originale di questa bellissima città. Questa è una festa magnifica, in un paesaggio meraviglioso qual è il Prato. Stasera mettiamo al centro dell'attenzione il commercio, con i grandi macellai, i grandi sommelier, i grandi pizzaioli, veramente le grandi eccellenze di questo universo che è il commercio e il terziario in provincia di Arezzo. Festa dell'arcobaleno inizia l'estate, speriamo veramente nel miglior modo possibile anche per la nostra economia. Siamo contenti che la chiusura sia ad Arezzo, cioè la seconda volta, poi soprattutto abbiamo scelto il Prato che sta diventando una location sempre più importante, infatti questa è, diciamo, la prima di una serie di eventi che verranno fatti quassù. Siamo felici perché un posto del genere così bello era veramente poco sfruttato, quindi bene, siamo contenti, grazie alla Regione e a Confcommercio che ha organizzato questo evento molto particolare.